ricette per i miei alberelli con lo spago. Semplici, semplici, carinissimi. Dello spago può essere questo sottile, come può essere questo un po' più grosso, o entrambi. Io credo di usarli entrambi. Due dischetti di legno si trovano facilmente in tutte le cartolerie. Per decorazione userò dell'anice stellato e qualche mini stecca di cannella. Un righello, forbici, matita, tagliabalza. Come tronco userò uno di questi profumatori dell'IKEA e la pistola per colla a caldo con relativa stecca e del cartoncino. Prendiamo due rettangoli. Uno, nel mio caso, è 10 cm per 21 e l'altro invece è 13 cm per 8. Mettiamo un punto al centro e tracciamo i due triangoli e ritagliamo. Prendiamo adesso il cordoncino, spruzziamo un punto di colla a caldo sulla sommità e incolliamo così i due cordoncini, perché io in questo caso ne sto usando due. Comincio ad avvolgere attorno all'alberello. Fissando di volta in volta, giro dopo giro, con un punto di colla. Arrivati a questo punto, decido di che colore voglio mettere il tronco. Penso che userò questo color bruciato e decido anche l'altezza che voglio dare al mio tronco. Credo che opterò per un 12 cm, quindi incido e taglio. Adesso pratico un taglietto anche al centro del tronchetto, così, e creo una piccola fessura. Quindi andrò ad inserire così il mio tronco, assicurandolo con la colla a caldo, e continuo ad avvolgere poi l'alberello sovrastando anche questa parte di tronco. Arrivati alla fine, tagliamo un po' di disavanzo, chiudiamo l'interno andando a serpentina, prima da una parte e poi dall'altra. A questo punto voglio arricchirlo col colore di questo, che mi piace tantissimo ed è più scuro, quindi ne aggancio un capetto all'interno e avvolgo così andando un po' a sali e scendi, incrociando, e fisso in alto con un puntino di colla a caldo. A questo punto, punto di colla a caldo sull'apice e fissiamo un bel anice stellato come puntale. Adesso apriamo a metà la stecca di cannella. Metto un anice stellato al centro e accanto due mezze stecchette di cannella, una a destra, così, e una a sinistra. Oh, che carino! Adesso è il momento di prendere la base in cui incastrarlo. Quindi, con un paio di forbici più piccoline, creiamo un buco al centro. Punto di colla a caldo e poggiamo. Per arricchire ulteriormente la composizione,
aggiungerò due mini pigne alla base. Ed ecco il primo alberello bello e pronto. Non è un amore? Ora faccio l'altro. State con me perché lo faccio in velocità e poi dopo vediamo le foto insieme. Ora ve li faccio vedere bene in foto e ci vediamo dopo che ho ancora qualcosina da dirvi. Ciao! Ed eccoli i nostri alberelli belli e pronti dal puntale giù sino al piedistallo, curati in ogni minimo particolare, pronti per il più bello dei Natali. E allora, che ne dite? Non sono bellissimi? Fateli anche voi con materiali semplici e adornate con poco il vostro bel Natale. Pollice in su se il video vi è piaciuto e una condivisione se ritenete che questi alberelli meritino. Bene, buona preparazione al Natale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!